non 3, non 6, non 9, ma 12 biscotti diversi con un solo tipo di impasto. Un sogno che si avvera, ve lo giuro, questi glassetti al limone, una bomba, ma ce ne sono altri 11 diversi. Non è un sogno assolutamente, raga, qua parliamo di 12 biscotti con un solo impasto e soprattutto 12 biscotti che hanno ognuno la loro personalità. Una favola pensare di fare un gran figurone, ma con uno sforzo minimo rispetto a fare 12 impasti diversi. Ci ho messo un po' a studiare questa ricetta, però adesso che ce l'abbiamo, per quale motivo dovrei tenerla per me? Ve la do molto volentieri, in modo tale che questa gran figura non la faccio solo io, ma la facciamo tutti quanti. Quindi iniziamo subito, veramente non sarà difficile, assolutamente, ve lo prometto. L'impasto base è una frolla, non è la classica frolla che faccio di solito, è un pochino più studiata, diciamo, per ottenere un risultato friabile quando appunto il biscotto lo addentate, ma allo stesso tempo scioglievole, perché dopo un po' ti si scioglie proprio in bocca, una goduria. Io su Instagram nelle storie ho creato tutto la hype che serve per invogliarvi a fare questa ricetta, spero di non deludervi. Partiamo con la farina, che è il primo ingrediente che di solito si prende dalla dispensa quando si fa una frolla. In questi mesi stiamo imparando che non è che possiamo prendere una farina a caso, ci sono varie tipologie di farina in base alla caratteristica che hanno, anche delle proteine, della struttura in sé. In questo caso io scelgo Petra Evolutiva 0201, che è una farina di tipo 1 biologica, grano ragazzi siciliano, è una farina profumatissima e ideale per la produzione anche di biscotti, perché non è eccessivamente proteica, quindi ci aiuta ancora di più ad ottenere proprio un impasto friabile e solubile, come vi ho detto, che si scioglie in bocca. Insomma, sappiate che per andare nel loro shop basta cliccare qua sotto, c'è il link e vi trasporta, ok, su un'altra pagina che è lo shop di Petra. Questa farina la mettiamo nel mixer assieme a fecola di patate o anche amido di mais, lievito per dolci, sale e burro freddo. Di solito io questa frolla faccio con 350 g di farina e 50 g di amido di mais o fecola di patate, però in questo caso, visto che poi voglio fare tanti biscotti, perché è comodo pensare di farne tanti in modo tale che poi non dobbiamo continuare a farne, io faccio doppia dose. Frulliamo tutto molto bene fino ad ottenere una sabbia. A questo punto aggiungiamo la scorza di limone, zucchero a velo per ottenere una frolla molto sottile, bella, liscia, tuorli d'uovo e essenza di vaniglia oppure bacche di vaniglia. Sempre meglio utilizzare la vaniglia naturale rispetto alla vanillina, perché il sapore cambia tantissimo. Frulliamo ancora e una volta ottenuto comunque una sorta di impasto che sarà ancora non troppo magari amalgamato, basterà semplicemente impastare sul piano di lavoro per pochissimo, fino a quando gli ingredienti si sono amalgamati molto bene e la frolla risulta di un colore omogeneo. Poi la impellicoliamo e la lasciamo in frigo a riposare. Se potete fare questo impasto la sera prima, ancora meglio, perché più la frolla riposa meglio è, anche perché tutti i sapori si amalgamano molto meglio. Questo impasto però può essere anche trasformato ed arricchito, perché non c'è solamente l'impasto chiaro che potete fare, potete farne anche altri due, ad esempio come faccio io, un impasto al cacao se siete super amanti del cioccolato e un impasto alle spezie se per voi il Natale, come per me, significa anche tante spezie, tanta cannella, tanti chiodi di garofano, tante cose così calde in bocca che ti avvolgono forse ancora di più rispetto alla vaniglia. Io in realtà voglio fare biscotti sia con quello alla vaniglia che con quello al cioccolato che con quello alla cannella. Vi consiglio di fare la stessa cosa proprio per avere ancora più varietà nei vostri biscotti. Sappiate comunque che potete anche fare un unico impasto e poi dividerlo in 12 pezzi. Per fare quello al cacao basta semplicemente sostituire l'amido di mais o la fecola di patate con del cacao amaro in polvere. Se volete aggiungere un pochino più di zucchero a velo lo potete fare, io in realtà non lo faccio perché mi piace proprio sentire quella nota amarognola tipica del cacao. Invece di mettere la scorza di limone metto piuttosto un pochino più di vaniglia. Per invece l'impasto alle spezie io mi baso ovviamente sempre sull'impasto chiaro, non metto la scorza di limone ma perché voglio sentire piuttosto solo la vaniglia e poi le spezie. Lo zucchero a velo lo dimezzo in questo caso perché metterò una metà quantità di zucchero di canna. Se dovesse avere dei cristalli troppo grossi, piuttosto frullatelo un pochino nel frullatore. Ci mettiamo anche un cucchiaino di cacao per aiutare a scurire leggermente l'impasto e del miele. Va benissimo sia il millefiore che l'acacia, quello che preferite. Insomma, ovviamente l'acacia è quello più delicato. E poi le spezie, quindi cannella, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano in polvere e pepe. Frullate il tutto, otterrete un impasto speziato che proprio richiama ancora di più il Natale rispetto sicuramente a tutti gli altri, ma tutti e tre sono
sono pazzeschi. Lo lasciate riposare, come abbiamo detto, magari tutta la notte o comunque almeno un'ora. La cosa bella è che poi non serve neanche che voi puliate il mixer, quindi davvero ci metterete pochissimo a fare questi altri due impasti. Successivamente, come vi ho già detto, questi impasti verranno divisi. Adesso vi faccio vedere cosa potete ottenere. Iniziamo con la prima tipologia partendo dall'impasto chiaro, quindi gli Spitzbuben, che sono un grande classico, ok? Allora, la tradizione vorrebbe l'aggiunta di semi di papavero nell'impasto, quindi noi li aggiungiamo. Abbiamo preso un quarto del nostro impasto chiaro, lo stendiamo abbastanza sottile. Se avete questi spessori che vi aiutano a fare una stesura regolare, ancora meglio, altrimenti tranquilli. Con una spatola staccate l'impasto nel caso dovesse essersi attaccato al piano di lavoro e diamo la forma. Io utilizzo questo stampino che secondo me è perfetto. Essendo assemblati questi biscotti, una parte di questi dovranno avere il buco al centro, così si vede poi la confettura sotto. Se vi avanza dell'impasto, mi raccomando, stendetelo nuovamente. Se volete, anche con la carta forno, che magari è più comodo. Lasciate riposare i vostri biscotti in frigo oppure sul balcone per circa 10 minuti e poi li infornate a 170 gradi fino a quando risultano lievemente dorati. Poi li sfornate, quando sono freddi li assemblate con della confettura di albicocche, ma va benissimo la confettura che più preferite. Questi biscotti sono sempre molto molto graditi. Zucchero a velo sopra e, se vi va, ancora dei semi di papavero così per decorare. E arriviamo alla seconda tipologia, sempre con l'impasto chiaro. Questi sono pazzeschi, io li amo, adoro il limone e adoro anche questi biscotti proprio perché sopra avranno una glassa al limone. Dobbiamo fare delle palline dal peso di circa 25 grammi. In ogni caso, raga, se volete fare dei biscotti più piccoli potete farlo tranquillamente, cioè, come avete potuto vedere, a me piacciono più grandicelli e quindi faccio più grandi, ma se volete più piccoli, no problem. Con questi stampi da biscotti, dato che li ho dato una forma un po' diversa, messi sulla carta forno, lasciati riposare, io li lascio riposare fuori, vi ho voluto far vedere appunto che li lascio fuori per circa 10 minuti e poi in forno sempre a 170 gradi per circa, sì, insomma, fino a doratura, quei 15 minuti scarsi direi, comunque devono essere belli chiari. Glassa con zucchero a velo, scorza di limone, deve essercene tanta, pizzico di curcuma, scusate, per ingiallirla un po', succo di limone e poi anche un goccio di burro fuso che gli darà proprio un gusto perfetto, equilibrato, buonissimo. Li glassate e poi, quando la glassa si è asciugata, potete metterli in una scatola di latta. Arriviamo alla terza tipologia, sempre con l'impasto chiaro, un quarto dell'impasto chiaro. Prendiamo una teglietta piccolina, carta forno, facciamo proprio una base di frolla sotto, anche un po' irregolare, ci piace. Con una forchetta facciamo i buchi, facciamola andare in forno fino a quando risulta bella dorata, e questa deve essere un pochino più dorata. Nel frattempo che si raffredda facciamo un caramello spettacolare con un'aggiunta di miele. Una volta che si forma il caramello, cosa facciamo? Aggiungiamo delle arachidi, queste sono arachidi al naturale, potete usare anche quelle d'aperitivo comunque, eh? E poi ci versiamo anche sopra il bicarbonato. In questo modo il caramello si gonfia e diventerà areato, pazzesco, con le bollicine dentro. Cioè, questi biscotti hanno un insieme, una complessità meravigliosa. Una volta che il caramello si è freddato totalmente, li facciamo così a pezzettoni, a me piacciono irregolari. Sopra cioccolato fuso con un goccio di burro e del sale. Se invece usate quelle salate d'aperitivo, niente sale. Ora arriviamo ai biscotti dove ci sono due impasti assieme, perché ci serve sia l'impasto scuro che l'impasto chiaro, saranno marmorizzati. Allora, vedete, ho diviso i due quarti ancora a metà, inizio a spianarli con le mani, ne metto uno sopra l'altro per creare proprio l'effetto marmorizzato. Guardate come faccio, divido adesso ancora l'impasto, cerco un pochino di così impastare e poi assemblo il tutto. Non devo impastare troppo ovviamente, perché altrimenti l'effetto variegato va via. Metto l'impasto in uno stampo da plum cake rivestito con della pellicola e lascio riposare fino a quando si compatta totalmente. Una volta compattato, cospargo la nostra frolla così marmorizzata di albume, perché adesso ci metto sopra dello zucchero. Questo qua è dello zucchero marrone color cioccolato, che ho colorato io personalmente prendendo dello zucchero di canna e del colorante. Va benissimo anche zucchero di canna senza colorante, va benissimo anche qualcosa che non sia zucchero, tipo semi di papavero. Tagliamo a fette i biscotti, li disponiamo su un foglio di carta forno, sempre, anzi no, qua non serve neanche il riposo perché sono già belli freddi compattati. Li lasciamo in forno fino a doratura.
siamo arrivati adesso al primo impasto scuro che rimane totalmente scuro, quindi iniziamo con la categoria al cacao. Ovviamente, cioè io è perché ho voluto fare tre impasti diversi, ma volendo tutti questi biscotti si potrebbero fare con un solo tipo di impasto. Questi bastoncini carinissimi vengono lasciati raffreddare totalmente, poi cotti. Una volta cotti alla perfezione, guardate, tengono la forma e li glasso con del cioccolato bianco e sopra, siccome adoro la combo cioccolato e lamponi, ci metto dei lamponi liofilizzati. A che tipologia siamo adesso? Alla quinta, alla sesta, in realtà sarà la sesta e la settima assieme, perché daremo vita ad altri due tipi di biscotti con questo metodo, perché certe sfere le tuffiamo nei pistacchi mentre altre nelle nocciole. Una volta cotte andranno farcite con due creme diverse. Inizialmente cuoceranno 8-10 minuti in forno a 170 gradi, poi gli facciamo questo buchetto al centro così si formano anche queste crepe molto carine e poi li facciamo andare ancora 12 minuti, essendo così spessi hanno bisogno di un pochino più di cottura. Quelli con la granella di pistacchio saranno farciti con crema spalmabile al pistacchio, mentre quelli con granella di nocciole con la crema gianduia. Adesso arriviamo invece ai primi cookies, perché ragazzi con questo impasto, aggiungendo dell'albume, potete creare dei cookies, è assurdo, cioè prendete l'impasto riposato, aggiungete appunto l'albume, zenzero fresco che è pazzesco col cioccolato, cioccolato poi in pezzi e in questo caso pera candita, ma vanno benissimo tutti i canditi che volete. La pera secondo me è pazzesca, ovviamente dai pera e cioccolato e zenzero, ciao. Diamo la forma sferica aiutandoci con in questo caso lo spallinatore per gelato. Mettiamo tutto in frigo, anzi fuori, per 10 minuti, anche là 12 al massimo. Poi mettiamo i biscotti sulla teglia, forno, per 12-15 minuti al massimo. Devono essere morbidosi dentro. Ultimo impasto, quello con le spezie, cannella, profumi del Natale. Dividiamo l'impasto in quattro, abbiamo capito ormai. Iniziamo a stendere questo primo pezzo con gli spessori. Deve essere comunque non troppo sottile. Allora, adesso non sono pazzo, voglio prendere il metro, ma perché voglio fare dei quadrati. Siccome non ho lo stampo quadrato, voglio utilizzare gli spessori come righello per fare delle righe dritte e ovviamente il metro per fare delle cose un po' precise. Quindi facciamo questi quadrati che verranno messi sulla teglia, poi verranno cotti fino a lieve doratura e poi li glasso con una glassa classicissima fatta con albume e zucchero a velo. Ovviamente la glassa non deve essere troppo densa perché altrimenti è troppo spessa. Immergo dentro, poi li tolgo ovviamente aiutandomi con la spatola per fare un lavoro un po' pulito e poi una volta asciutta la glassa dovrà essere tinteggiata con questo caramello profumato con scorza d'arancia. Quindi a questi biscotti darete dei morsi che avranno il sapore totale delle spezie e dei morsi invece dove questo sapore viene combinato con quello dell'arancia. Buonissimi. Altro giro, altro impasto con questa volta, questi qua sono buonissimi, questi qua sono dei biscotti con un cuore all'interno di vetro, adesso mi spiego meglio, praticamente, ah no che cavolo dico, questi qua sono quelli con l'anice pazzeschi, stendete proprio una striscia di pasta, ci spennellate sopra dell'albume, semi di anice e zucchero di canna e poi in forno fino a doratura, una volta cotti li tagliate con il coltello, quando però devono essere ancora caldi perché altrimenti si rompono. Guardate che belli, cioè nella loro rusticità io li trovo pazzeschi e poi che buoni sono, cioè la combo anice spezie. Ok, adesso in teoria siamo arrivati a quelli che vi dicevo prima con il vetro, quindi stendiamo l'impasto, anche qua non eccessivamente sottile, diamo una forma a cerchio perché secondo me è quella più indicata, il buco al centro l'ho voluto dare a forma di cuore, ovviamente stesi sulla carta forno e poi raffreddati e successivamente cotti in forno. Una volta cotti preparo un caramello, quasi, non deve essere ancora un caramello, vedete com'è chiaro? Lo verso dentro, si formerà l'effetto vetrificato per fare le cose un pochino shocking, così un pochino più così un po' più pazzerelle, ho deciso di glassarli con delle glasse colorate, però se non vi piacciono potete anche lasciarli lisci, zucchero a velo, glassa bianca, insomma in base ai vostri gusti. E poi facciamo altri cookies, sono dei crinkle cookies, quindi quei cookies bellissimi marmorizzati profumati al caffè con l'albume dentro. Ovviamente io ho utilizzato caffè macinato che si usa per la moka e caffè come avete visto
espresso. Una volta impastato il tutto, con l'aiutante spallinatore date la forma sferica e poi un attimino a riposare. Per essere crinkle devono essere passati nello zucchero semolato e successivamente nello zucchero a velo. Disponiamoli sulla teglia e poi subito in forno, 180 gradi, questa volta non 170, per circa 12 minuti, 13. E guardate che belli che sono. Ovviamente con tutti questi biscotti io vi chiedo, quali potrebbero essere i vostri preferiti? Fatemi sapere. Morbidosi dentro, eh. E quindi questo video l'abbiamo finito. Spero che possiate farli questi biscotti. Farete delle scatole pazzesche. Li potete ovviamente regalare. Potete servirli con il caffè o con il tè se vengono a trovarvi degli ospiti, amici. Ma a prescindere da questo, io penso che fare biscotti durante le feste sia proprio un mood stupendo e quindi secondo me è proprio giusto non rinunciare. Se provate quindi a fare queste ricette, voi taggatemi che mi fa sempre molto piacere. Se avete bisogno di altri spunti legati soprattutto alle festività, trovate in questi giorni tante altre cose. Vi lascio qua altri due video, non mi ricordo mai se... no, è qua. Altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog, vedere, come vi ho detto, le ricette scritte e altre ricette che possono esservi comode in questo periodo. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qua e ne approfitto per augurarvi buon Natale, oltre che a buoni biscotti.